Ciao a tutti, oggi andremo a realizzare questa borsa che è una borsa molto capiente e vedete che è lavorato con un punto semplice, però i dettagli fanno la differenza. Non è lavorato con la cerniera molla, ma ha la sua particolarità sia della chiusura e sia per il laterale che è lavorato in questo modo. Quindi, se volete sapere come, seguite i tutorial, capirete tutti i segreti per realizzare questa borsa. Prima di dimenticare, questa è una borsa che ho realizzato per chi mi segue su Facebook, su Instagram, vedrà questa borsa che ho pubblicato tempo fa, che ci sono le schede tecniche sia in italiano che in inglese. Quindi se vi interessa troverete il link sotto i video per poter realizzare questa bellissima borsa che ha questa chiusura a sacco che ve le faccio vedere. Ed è molto capiente per le cose necessarie per le serate. Quindi se volete realizzarla potete acquistare le schede. Adesso passiamo a vedere le cose che ci servono per realizzare questa borsa e poi i tutorial. Questo è un cordino spaghetti luxe da MeceriaMary.it. Il lurex è un filato multicolor che si vede. Il resto dei materiali sono scritti qui sopra. Iniziamo dal fondo, dal lato corto, lavoriamo una catenella in ogni buco disponibile fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare le catenelle, arrivando a questo punto, tagliamo il filo e ricreiamo l'asola di chiusura. Passiamo qui di sotto, prendiamo il filo, usciamo di dietro e lo leghiamo. Prendiamo il filo e lavoriamo due maglie basse in ogni catenella disponibile. In quest'angolo lavoriamo 3 maglie basse. Quindi dobbiamo lavorare 2 maglie basse in ogni punto disponibile. In quest'angolo lavoriamo 3 maglie basse, 2 maglie basse in ogni catenella disponibile. In quest'angolo 3 maglie basse e lavoriamo 2 maglie basse in ogni catenella disponibile. In questa lavoriamo 3 maglie basse e completiamo 2 maglie basse, quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile senza aumentare e dobbiamo fare 2 giri di maglie basse. Quindi facciamo questo, una maglia bassa in ogni punto disponibile, primo giro e dobbiamo rifare di nuovo una maglia bassa in ogni punto disponibile, secondo giro e poi ci vediamo al terzo giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo con una maglia bassissima e così abbiamo lavorato 2 giri di maglie basse.
Adesso iniziamo il punto, che è un punto facilissimo, una catenella e lavoriamo una maglia bassa normale. Nel successivo, invece di lavorare normale, dobbiamo scendere giù, sottostante, lavorare una maglia bassa. Questo punto si chiama punto canestro in italiano. Nel successivo lavoriamo una maglia bassa normale, in questo scendiamo giù e lavoriamo una maglia bassa sottostante. Continuiamo a lavorare una maglia bassa normale, una maglia bassa sottostante, una maglia bassa normale e una maglia bassa sottostante. Quindi continuiamo a lavorare fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, che è alla fine del giro, non dobbiamo chiudere, dobbiamo lavorare in tondo. Quindi invece di lavorare maglia bassissima qui di chiudere, lavoriamo una maglia bassa sottostante e poi lavoriamo una maglia bassa normale dove abbiamo lavorato una maglia bassa sottostante nel giro precedente. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa sottostante dove c'era una maglia bassa normale e una maglia bassa normale dove avevamo lavorato una maglia bassa sottostante. Quindi alternando questo punto dobbiamo ripeterla fino ad avere l'altezza desiderata. Continuiamo a lavorare in tondo fino ad avere 17 centimetri. Dopo aver lavorato un po' di giri, la borsa misura 17 centimetri. Ho tagliato già la rete, andiamo ad inserire la rete dentro. Lo sistemiamo bene. Sempre con l'uncinetto 3,5 andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile senza lavorare giù come punto canestro. Dobbiamo lavorare tutto normale. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, tagliamo il filo e chiudiamo il lavoro facendo la sola di chiusura. E dobbiamo andare a bloccarlo dentro. Vi spiego come noi andremo a lavorare la parte di sopra, che sarà la nostra chiusura. Ho messo questi due marcapunti qui e altri due qui, quindi andrò a lavorare il bordo che vi farò vedere partendo di qua. Dobbiamo lavorare delle catenelle volante. Entrando qui dobbiamo lavorare punto basso in ogni punto disponibile. Arrivando qui dobbiamo fare altre catenelle volante. Prendiamo il filo e lavoriamo 10 catenelle. Abbiamo le nostre 10 catenelle, inseriamo in questo punto dove abbiamo il marcapunto, però lavorando una maglia bassa in costa. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in costa in ogni punto disponibile. F
fino ad arrivare a questo punto, poi lavoreremo 10 catenelle volante. Arrivando qui dove abbiamo il marca punto, lavoriamo 10 catenelle una catenella e lavoriamo una maglia bassa continuiamo a lavorare una maglia bassa dobbiamo entrare nelle maglie basse qui continuiamo a lavorare una maglia bassa fino ad arrivare qui e dobbiamo anche lavorare nelle catenelle quindi continuiamo fino ad arrivare alla fine della riga. Arrivando alla fine della riga facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine e dobbiamo lavorare un po' di righe per avere l'altezza desiderata per la nostra chiusura. Ecco la nostra fascia, ho terminato di lavorare questo lato. E la stessa cosa che ho fatto da questo altro lato ho tagliato queste due strisce che andrò a cucire qui si taglia seguendo la misura della fascia si piega in questo modo poi ho lasciato un filo per poter cucire quindi con l'ago da lana andrò poi a cucire questo lato qui sotto la parte di davanti che cosa andremo a fare inseriremo questa rete qui ma non andremo a cucirla subito perché andremo ad inserire il ponticello per poter montare poi il manico della nostra borsa ve lo faccio vedere poi ecco inserito prima la rete che ho tagliato ho inserito i ponticelli e poi l'ho bloccato con delle alette che ci sono qui dietro adesso non faremo che ripiegarlo in questo modo e poi con ago e filo poi andiamo a cucire tutto fino ad arrivare alla fine della fascia ho terminato di cucire questo lato dove ho inserito queste due per i manici da questo lato non dobbiamo inserire questo dobbiamo inserire solo la rete e poi cucire come abbiamo fatto con questo lato prendiamo la rete andiamo a inserire qui e pieghiamo e cominciamo a cucire come abbiamo fatto con la prima
quindi cuciamo qui e poi andiamo a cucire fino ad arrivare alla fine. Allora, ho terminato di cucire la fascia che sarà la fascia per la chiusura della borsa. Si può cambiare i manici come vogliamo. Posso anche inserire questa catena e portarla con la tracolla. Si può anche portare la mano facendo il manico con il filato, come quello che faccio di solito, che vi lascerò il link sotto. Adesso possiamo scegliere la chiusura. Adesso farò una fascia per poter chiudere la borsa qui davanti. Sempre con l'uncinetto 3,5 prendiamo il filo, andiamo a lavorare la fascia per la chiusura della borsa. Abbiamo 21 catenelle. Abbiamo il nostro 21 catenelle. Andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni catenella disponibile fino ad arrivare a questo punto. Arrivando a questo punto, nell'ultima catenella dobbiamo lavorare 3 maglie basse. Continuiamo a lavorare da questo verso una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto. Quindi giriamo, lavoriamo una maglia bassa in ogni catenella disponibile. Arrivando a questo punto, facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo lavorare da dietro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare dove abbiamo fatto l'aumento di 3 maglie basse. Arrivando a questo punto, dove abbiamo aumentato facendo 3 maglie basse nel giro precedente, dobbiamo lavorare 2 maglie basse in ogni punto disponibile di queste 3 maglie basse precedente. Quindi un aumento, lavoriamo 2 maglie basse qui, secondo aumento, lavoriamo 2 maglie basse qui, terzo aumento, continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine. Arrivando a questo punto, lavoriamo una maglia bassa, una catenella, e giriamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare a questo punto. Quindi dobbiamo lavorare 19 maglie basse e poi cominciamo ad aumentare. Arrivando a questo punto, ho lavorato già 19 maglie basse. In questo punto facciamo in questo 2 maglie basse, nel successivo una maglia bassa, in questo 2 maglie basse, nel successivo 2 maglie basse, in questo una maglia bassa, nel successivo 2 maglie basse. Adesso continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando a questo punto, una catenella e tagliamo il filo.
e lo blocchiamo di dietro. Ho preso il filo dorato per rifinire il bordo per poter spezzare questa chiusura alla borsa. Inseriamo l'uncinetto, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto disponibile. In quest'angolo lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare il bordo. Arrivando a questo punto tagliamo il filo. E chiudiamo tutto. E così la fascia per la chiusura è pronta. Dobbiamo andare a cucire questo bottone qui. Ho terminato di cucire il bottone davanti e poi ho cucito la calamita che servirà come la chiusura per la borsa. Adesso vi faccio vedere delle cose importanti. Per quanto riguarda la fascia, andremo a bloccare la fascia con questo moschettone. Ho applicato qui un ponticello che andremo anche a applicare da questo lato. Anche dobbiamo chiudere questo con il moschettone, l'anello apribile, come lo volete chiamare. E lo andremo a fare in questa maniera. Guardate che ho cucito due bottoni automatici neri qui per aiutare per la chiusura della borsa. Per chiudere la borsa andrò a fare questo così, piegarlo, chiudere gli automatici. Vi faccio vedere da un lato, vedete, adesso abbiamo questo lato in questa maniera, apriamo il moschettone e andiamo a bloccarlo qui dove abbiamo il ponticello, vedete, avremo questa cosa in questa maniera. Che significa che quando noi andremo a aprire la borsa non c'è bisogno di smontarlo. Apriamo la borsa e avremo questa forma del laterale in questo modo. Se si vede bene, avremo questo così. E resterà così il nostro laterale. E poi per chiudere non facciamo altro che piegare e chiudere. Ok, per il manico ho fatto questo, che ho il tutorial che vi lascio il link sotto, che ho messo anche due anelli apribili, così possiamo fare la scelta di mettere o questo o anche la catena secondo i gusti o a secondo il momento. Chiudiamo intanto, vi faccio vedere come andremo a cucire questa patella qui. Ho messo questo qui perché andremo a cucire
l'altro pezzo del bottone magnetico in questo modo. Quindi che cosa faremo? Andremo a cucire qui dietro con l'ago da lana e filo, andremo a cucire qui. La dobbiamo posizionare a centro e passare di sotto e andiamo a cucire la padella. Continuiamo fino alla fine. Ho terminato di cucire l'altro pezzo per la chiusura della borsa e andremo a chiudere in questa maniera. Vedi? È già chiuso. Vi faccio vedere come montare il laterale. Si prende l'anello, si passa da qui. E si passa dall'altro e così andiamo poi ad inserire questo per poter posizionare qui dove andremo a montare il ponticello. Ho preso il centro, apriamo, poi andiamo a bloccarlo all'interno con l'aletta. Ho terminato di bloccarlo dentro, adesso andiamo a richiudere la borsa e poi andiamo a agganciare qui il laterale. Ok, e così chiudiamo. La nostra borsa è terminata. Abbiamo qui il fondo in pelle, il laterale chiuso in questa maniera, la chiusura. Vi faccio vedere che qui ho messo dei quattro automatici, bottoni automatici. Vedete? 1, 2, 3, 4. Potete tenere ben ferma la chiusura. E poi ancora è da foderare. Potete foderare con qualsiasi stoffa a vostra disposizione. Non è altro che utilizzare sempre il metodo che utilizzo per foderare la borsa, prendere le misure, tagliare la stoffa, cucire i laterali fondo e poi piegare il bordo e poi cucire. Se volete mettere le tasche cosa a vostra disposizione, potete farla tranquillamente. Quindi spero che il video vi piaccia anche con questo piccola diversità di lavorare la borsa. Vedete, quando si apre resta così, non c'è bisogno di sganciarla. Potete anche montare qui la tracolla per portarla alla spalla o potete anche montare qui la tracolla per portarla alla spalla. Quindi spero di vedere le vostre creazioni. Se volete potete seguirmi su Instagram, su Facebook con sempre il nome Obi e troverete le novità quando pubblicherò le mie foto. Quindi spero che il tutorial vi piaccia. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao.